Manca ancora una visione a lungo termine da parte del governo. C'è bisogno di intervenire per ridurre fiscalità e burocrazia. Bisogna lavorare per rilanciare le locazioni. Sono solo alcune delle richieste della FIAIP. La Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali oggi si è riunita a Roma per l'Assemblea 2020. Si è fatto il punto sui risultati raggiunti e sono state avanzate delle proposte concrete. Questa legge di bilancio, quella che manca totalmente, è una visione strategica a medio-lungo termine sul settore immobiliare. Questa è la cosa che secondo me è più grave, perché non consente di far ripartire effettivamente il mercato immobiliare e quindi l'economia del nostro paese. Per valorizzare e rendere attrattivo il patrimonio immobiliare italiano, FIAIP chiede ancora interventi fiscali sostanziali. Il nostro paese risulta essere ancora uno dei più tassati. La fiscalità che ha colpito, che sta colpendo quello che è il mercato, diciamo, residenziale in particolare, le seconde case, oggi la tassazione IMU chiaramente ha fatto segnare delle cifre molto importanti, allontanando per un periodo quelli che erano gli investitori. Oggi c'è un ritorno a quello che è l'acquisto immobiliare e oggi a queste persone dobbiamo dare una risposta in termini di defiscalizzazione di quello che è oggi il mattone, che è tornato al centro degli interessi della collettività. Una delle chiavi per rilanciare il mercato immobiliare potrebbe essere quella di incentivare le locazioni brevi. Per questo FIAIP ha chiesto e ottenuto il ritiro di un emendamento del decreto mille proroghe. Era un emendamento che praticamente trasformava come imprenditore il privato che affittava la propria proprietà avente più di tre camere da letto e per meno di 8 giorni. Adesso stiamo lottando però per il disegno di legge di Franceschini, che vuole trasformare il privato, il cittadino, in imprenditore se ha più di 3 appartamenti che decide di affittare per periodi entro 30 giorni. Ecco, abbiamo chiesto un tavolo di confronto su questo proprio per porre in essere le nostre idee, le nostre proposte per attuare una legge organica sul turismo. Si è parlato anche degli effetti del coronavirus sul mercato del mattone, un settore che comunque è in ripresa rispetto all'anno scorso. Ma le notizie degli ultimi giorni sul virus che arriva dalla Cina preoccupano e hanno frenato soprattutto il mercato degli affitti. Parliamo insomma di circa 5 milioni in meno di eventuali di perdita di presenze, diciamo così. Nell'incontro di Roma sono state avanzate anche delle proposte concrete per contrastare l'abbandono dei centri storici nelle città italiane. In Lombardia, per esempio, per chi apre un'attività in centro storico, per i primi 3 anni non viene fatta pagare l'IRAP. Quindi secondo noi è una manovra, questo è un provvedimento che potrebbe essere esteso a tutta Italia. E a Reggio Emilia, a Correggio più esattamente, hanno consentito ai proprietari che affittano i negozi, quindi sono stimolati ad affittare, avere uno sconto dell'IMU del 30%. E in più in Francia, per andare nei nostri, diciamo, cugini d'Oltralpe, loro hanno vietato di costituire, di realizzare centri commerciali nelle città, appunto per andare a rivitalizzare le nostre città e quindi a riportare poi la gente a vivere i nostri centri urbani. L'Assemblea di Roma è stata anche l'occasione per fare un bilancio su 2 attività fondamentali della FIAIP, che permettono entrambe di creare valore e garanzie per la categoria professionale. Parliamo di digitalizzazione e formazione. 2 anni fa sono iniziati, è iniziato l'iter della certificazione delle competenze degli agenti immobiliari e dei valutatori immobiliari. Ad oggi sono 52 gli agenti immobiliari certificati e i valutatori immobiliari certificati. E penso che ormai si parli solo ed esclusivamente di digitalizzazione, quindi l'innovazione tecnologica deve necessariamente entrare anche sul mercato immobiliare. La rete è quella che vince, il saper collaborare, il creare valore tutti insieme, FIAIP, Ausilia, è una cosa importantissima e devo dire anche siamo un elemento unico nel panorama economico italiano. Infine il presidente Baccarini ha voluto annunciare un grande evento targato FIAIP che si terrà entro l'anno. Vorremmo fare un grande evento, una grande manifestazione sulla casa, ponendo l'attenzione alla politica, ma agli stakeholder, alle istituzioni, di venire a questo evento e di poter ascoltare quelle che sono le nostre proposte, che sono quelle che vanno nella direzione appunto di far ripartire il mercato immobiliare e quindi l'economia del nostro paese.